Siamo tutte qua, lei è morta. Mi sento birillo. Piccola, ma che piccola grande, che cazzo! Ho trovato una cosinella! Anche meno. Cos'è che identico? Una le... fotocopia! Mi devo preoccupare? State facendo un rito satanico? Hai di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Ragazzi, buongiorno, sono le 10:48, io più o meno 5 minuti fa sono andata a dare un ultimatum, cioè se entro le 11 non si alzano entro in camera con la come si chiama, la trombetta militare a tutto volume. Tu sei sveglia, bene, vai là, se no ti becchi tutto il rumore inutilmente. Ora Francesca, questo non è essere svegli. Essere svegli vuol dire essere in piedi. Dai Franciccina, pronti a combattere contro i giganti. Buongiorno. Apro la finestra. No. Tu non tornare a letto, per favore. Jackie, no. Ragazzi, dobbiamo andare a cucinare, a preparare. Ci sono i biscotti. Franciccina e Giacchi, ci vogliamo svegliare? No, la luce no. Ti prego, è troppa luce. Oh. Troppa luce, così. No, luce. Grazie, allora. È momento di fare i waffle, intanto, mentre io faccio i waffle, là stanno lavando i piatti. No, due. Ne lave piatti, tu, lei non fa niente. E abbiamo anche messo sul fuoco a bollire. Allora, ogni tanto controlla se quella è bollita, perché appunto è waffle. L'unica cosa che devi fare è alzare la pentola. Non muori, vero? No, non muori. Fantastico. Io non vedo a rivedere che video di merda usciranno. Che abbiamo dato la telecamera in mano. Ah, Scorpia. Giorgia, siccome il video faceva schifo mentre rotolavamo nel coso. Non rompe cazzo. Le uova, servono 3 uova. Se noi andiamo lì, lo sai che lo rifacciamo e tu ci devi fare il video. Fatto bene. Promesso. Promise. È una promessa che non si spezzerà mai. I promise. Ecco, se avete capito questa citazione, meritate tutta la mia sera. Mi puoi andare a prendere fuori che sarà si è asciugato il coso dell'umido? Che se no vado a sgocciolare in giro con i cucci delle uova e poi devi pulire peggio. Che schifo. Stavo parlando con Francesca. Ma che c'entri te? Ha capito pulire, dico no, che cazzo. Sempre in mezzo sta. Tu invece. Oh, ma guarda che bello, è così pulito. Ha pulito io ieri. Ragazzi, mentre si scioglie il burro, abbiamo dato un compito fondamentale alla nostra Giorgina. Tu pensa a mescolare. Il vetro si può mettere nel microonde. Sì, il vetro si può mettere nel microonde. Comunque, le posizioni del vetro è tipo microonde. Ok, questa è la nostra chimica. Se succede qualcosa, ecco, diamo la colpa. Stiamo scherzando, ovviamente. Grazie, Einstein. Sei spento. Lo ti ho già detto, ogni tanto fa, poi si riaccende. Raga, abbiamo rinunciato ai waffle perché. Cazzo, quelli sono crudi e cotti allo stesso tempo! Io farei un tour della casa. Comunque, ragazzi. E niente, abbiamo messo nel fornetto. Cucchiaio del condimento. Sti cazzi. Abbiamo messo un tortino a fare. Ignoriamo quello. Quello non esiste, non sta succedendo. Quindi, Giorgia, mettiti davanti ai waffle, ecco, brane, non esistono più. Stiamo facendo un tortino almeno ci stiamo provando. Stiamo cucinando, che la pasta è pronta, ora stiamo facendo il condimento. Come direte, che mangiamo in tutto questo? Penne al caminetto! Ed è luna! E questi devono ancora cuocersi. Quindi ora dobbiamo mettere tutto. Ah, io devo trovare le cose per portarcela dietro. Ah sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo messo tutta la pasta in tanti contenitori più piccoli. Ce la stiamo facendo! Dai! E adesso il tortino!
delle Wings. Non ve l'ho registrato perché stavo pensando sul discorso che se ce l'avremmo fatta o meno. Però con forza dei credici delle Wings. Credici. E lei intanto a cambiarsi è sempre tutto il magico momento. Momento, prosti cazzi. Bene, adesso Jacqueline sarà felicissima di pulire tutto. Iniziano le litigate su chi porta di più, eh. Io, scusate, ma Francesca, ma vattene a quel paese, cioè raga, parliamone. Ok, vai a prendere, Non portate nulla, io porto tutto sta roba. Un attimo. Ragazzi, stiamo mangiando nel nostro picnic. Io sono l'unica che mangia dalla copertina che ho portato. Gli altri, tra l'altro, queste due hanno deciso: no, noi i piatti non li usiamo. Vaffanculo, noi i piatti non li usiamo. E vabbè, io e Giorgio ho un minimo più di contegno. Esatto. E poi abbiamo tortino che brucia ancora. E grazie al cazzo. Vai, Giochi! No, come cazzo è fatto da ieri? Ma io che ne so! E Giochi ci rinuncia! Mi fanno male le stelle! Mi fanno male! Allora, ok. Allora ragazzi, mentre di là le pupe dormono, andiamo un po' a vedere le pupe che dormono, mentre di là le pupe dormono, eccole, io e Jackie stiamo giocando ad uno sole solette, perché loro sono asociali. Jackie, fai ciao! Va bene. Sì, infatti. Ora, guardate qua. Stiamo andando per fare l'ultimo giro. Di pomeriggio. L'ultima gita magica. Così che perché da domani poi a quest'ora saremo a casa. No, no, perché visto, no, perché ragazzi, visto che oggi paga Giorgina, teniamoci leggeri. Io mi prendo qualcosa di analcolico, tipo una Coca-Cola. È l'ultimo giorno, poi smetto. E poi smetto. Vabbè. Perfetto, Jacqueline non si vede perché l'ho proprio eclissata. Stavo così e non vedete Jacqueline. Adesso andiamo lì e ciao. Bene ragazzi, siamo arrivati qui. Io ho preso finalmente la Coca-Cola, no sponsor. Niente, abbiamo i nostri cocktail, abbiamo il nostro cibo. Oggi c'è più roba di ieri. E niente. È vero, non c'è il prosciutto. Mannaggia. Raga, siamo passati al negozio di souvenir. E loro hanno comprato calamite, matite, le solite cose. Io ho preso un'armonica. Che comunque vengo qui da quando ho 3 anni, quindi i souvenir non mi servono. E quindi ho preso l'armonica. Ragazzi, Francesca voleva usare questo arnese, ma non si può perché funziona solo con la scheda telefonica. Noi non l'abbiamo. Ci sono i bambini che urlano, Cristo Dio. Andiamo ragazzi, andiamo a fare la brace. Raga, lei suona la fisarmonica. È un'armonica. Un'armonica. Oh, che palle. Io invece porto le birre, la Schweppes. Che ho pagato io, non per dire niente. Vabbè, offerto, sì, no. No, no, che ho offerto. No, voglio i soldi indietro. Pure, ma no, che taccagna. Allora
comunque. Vabbè, allora, niente di indietro. Prendi fuoco, Cristo, Dio. Brucia, brucia, brucia. Come il mondo brucia. Questi non prendono il fuoco. Come non prendono? Che cazzo? No, dovevo questo. No. Ferma. C'è qualcosa che non va. Prendo gli acci. Ti ho detto, fra, tu meglio che stai lontano. Ce la faccio. Disse con la voce di. Di Cristo. Il legno che non prende fuoco è anche un problema, però. Cristo Dio. Ma Cristo Dio doppio! Ora però c'è un problema, ok? Che sì. Non sono io il problema. Coppia Mingarelli Valente si aggiorna perché stavamo per rinunciare, ma il fuoco c'è! E il barbecue si fa! Ragazze! Il barbecue si fa! Stavamo per... Dov'è Jacqueline? Finalmente! Lucre, allora? Ce la stiamo facendo! Abbiamo fatto una fetta di pane, una salsiccia, si è riuscita a staccare dalle altre! Non so cosa stia facendo Francesca, ma ce la stiamo riuscendo! Dai, mi stavo per bruciare. E queste non le guardiamo. E queste no, ok. Francesca, a te come va? La situa? Benissimo! Ci sono riuscita! Un'altra, brava Francesca! C'è tutto il salsiccio nei capelli! Intanto Jacqueline che fa le sue fette precise! Taglia il pane! Lei precisa! C'è la salsiccia nei capelli! E ora io anche io sulla mano! Controllate che il pane non muoia! Controlla, Giorgio! Registro io intanto! Ragazzi, allora, sono sul fuoco le salsicce, che stanno benissimo, erano 4, sono diventate 5, la moltiplicatrice della carne. E ora abbiamo anche i nostri arrosticini, che sono bellissimi e non per niente strani, ora deve dividere quello. E poi c'è il pollo, che già piange guardando i suoi amici. È morto per noi. Ora ero diretta alle salsicce... Però inquadriamo un po' anche loro, perché le nostre avventure non sono meno delle loro. No. E stanno tagliando i pomodori per l'insalata. No, per le bruschette adesso ho fatto l'insalata. Ah, ok. Ah, hanno fatto l'insalata, è fatta! E non ci sono problemi! Una cosa cucinata senza problemi in questa casa. Wow! Wow. Infatti è venuto piccolo piccolo. Cioè sì, ma ci stanno mettendo 3.000 anni! Cioè, lo stanno facendo bene, no, però, no. Lo stanno facendo bene, a differenza nostra. Voglio vedere, cioè, tu hai quasi fatto, dai. Ce la stiamo facendo. Sì, ma ci sarà una persona che avrà una fetta di carne spessa quanto il mio braccio. Sti cazzi. Te la mangi tu. Io? Dopo tutto sto lavoro? Beh, vuoi mangiare quelle lì smembrate? Secondo me. Mi sono bruciata. Però dai che sta andando tutto bene, le salsicce stanno andando. Giorgio ha finito il suo lavoro e ora può riposarsi. Love, 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 love. Enjoy. Francesca ha finito di fare la carne e adesso sta facendo il pollo. E sta contando fino a 40 per le salsicce. Ah. Come si fa per far guarire il dolore delle scottature? Il ghiaccio, giusto? Si è bruciata. 38. Come hai fatto? Dovevo alzare quello e non ce l'ho fatta. Allora, stiamo mangiando. Finalmente la prima salsiccia, un po' di bruschetta. Allora, non è una missione. No, che è successo? Ecco, hai parlato. Non è una missione bandita, però. Che schifo. Aspetta. Gnammi, gnammi. Prenditi il pezzetto quello senza bene. Stavo per dire, proprio. Non è fallita, però neanche riuscita. Ed è finita a birra sulla salsiccia. Aspetta che la vuoi. Posso sentire un po' di salsiccia con la birra? Non so. La Giorgia. Poi ti... A me è arrivato il ciclo. Giorgia ha deciso di lavare i piatti perché lei ha deciso sì. E Francesca sta squartando di nuovo la frutta. Con chi parli? Con chi parlo, secondo te? Ah, ciao raga. Guardate, l'avevo detto di no, falle a quadrati. Vabbè, poi finisco di tagliare io, che non sei inutile. Vado a vedere la carne. Che ancora questa, ma fa la carne. Ci sono due fette. Ma
è bruciata. È bruciata? Sì, è bruciata! Yee! Francesca, mangeremo carne bruciata! Buongiorno ragazze, inizia l'ultimo giorno. Inizia tipo alle 12 quando dovevamo svegliarsi, alle 9 e mezza. Francesca guarda si è fatta il suo caffè. Mi mangia, io pulisco le cose dei waffle. Dei waffle. Si lava. Perché è l'unica cosa che fa in tutto sempre. Si è zucchero. Brava Giorgia. Una volta su tre, brava. Non si toglie, Cristo ti vabbè. Ciao raga. Allora raga, qui è una cosa ingestibile perché c'era una pentola con del bruciato sul fondo. Ci ho messo dentro l'aceto perché dicono che si toglie. Fa vomitare. Sto pulendo la cosa di waffle e si sta lavando e lì fuori vado a vedere che stanno a fare. Come va con la cenere? Oh, si toglie. Sì, però l'acqua è nel... Perché hai... Dentro non si può stare, c'è una puzza di aceto che davvero... E visto che sto pulendo i waffle, hai ragione, con la spugnetta di ferro si toglie? Si sistema. Ma non faresti meglio a togliere il secchio? Spostarlo? Puoi aspettare un secondo. Oh, io torno a pulire il coso dei waffle. Sì, insomma, siamo nel momento critico, io sono super agitata. Porca. Agitata e momento critico. Raga, non ho filmato mentre pulivamo perché con tutto il buon cuore io stavo pensando a non impazzire. Quindi ora lo stacco. Comunque niente, abbiamo fatto tutto. Ora dobbiamo preparare le valigie. Io devo dare un senso alla mia vita. E poi devi dare un senso alla tua vita. Un senso. Un po' devo morire. Ma quindi che cosa mangeremo? Un omelette con pancetta. Ok. Camma si frittata fatta con un nome più figo. Allora ragazzi, oggi tutte noi, eccetto qualcuna che non nomino perché lei sa, abbiamo pulito tutta casa. Io ho lavato per terra, insomma. E ora loro stanno sul divano mentre hanno mandato me a buttare fuori l'immondizia che sta qua, che sta già un incubo. Bene ragazzi, mentre Giorgia si lava, no? Mentre Giorgia butta le cose e si lamenta, io, Giacchina e Francesca cuciniamo in tre la frittata con la pancetta. Tipo le ghiacce di biscotti. Loro non sanno la storia. Non lo sanno. Che cos'è, ragazzi, biscotto? No. Non l'abbiamo raccontato ieri. Davvero? Davvero? Ma secondo te mi ricordo di ieri. Comunque la casa è tutta mediamente pulita. Adesso dobbiamo chiudere le sedie e il tavolo fuori, portare dentro le brace. Mangiare. Giustamente. E io devo finire la mia valigia. E basta. E abbiamo per farlo tutto ciò? Non leggo una sono minchia. 2:35. Abbiamo. Ancora bravo. Cristo Dio! Bene, raga, siamo partiti. Francesca non si è. Ecco, siamo partiti. Stiamo tornando a casa Ciabella. E niente. Sta per da finire questa avventura. Non abbiamo rotto niente. Esatto. Sì. E andiamo manco ammazzate. Strano. E già sospettavamo la morte. Ma questo perché abbiamo fatto 4 giorni. Più giorni saremmo tutte morte. Sì, è vero. 2 giorni in più e saremmo state. Quindi brava Francesca, ti hai consigliato. Ma l'ho fatto io. L'ho fatto perché pensava, diamo i diritti a chi non era. Brava quella persona che l'ha fatto. Adesso metto un po' di musica. Sia coloro la mia vita, le mie ali nel cielo, wings, la tua mano nella mia. Più forza ci darà, una forza vinceremo insieme, wins. Sei ma
magica Wiz, tra le stelle sei Wiz, un raggio di luce, un fuoco sotto il segno di Wiz. Uguale, ho la Ciao Jackie! Dobbiamo andare, ciao! Ciao, risaliamo in fretta! Se no le macchine ci traviano! Buone vacanze! Ma quello dietro si incazza! Bene, una lasciata! Adesso tocca lasciare questa qua. Stiamo per dire addio a un'altra delle nostre avventuriere. Lei era il medico. Attenzione che passano le macchine. Il medico di famiglia. Senti ragazze. Grazie mille. Ciao medico di famiglia. Ciao. Certo. Niente. Ciao ragazzi, grazie. Bene, adesso tocca la patata. Perché sono la patata? Tu sei la patata. Ok, sono una patata. C'è fiocco, c'è fiocco. Ciao fiocco. Sono io. Ciao fiocco. Vabbè, anche nostra Franciscina. C'è anche Stella lì. Amore, ciao animali. È il momento di andare. Ciao! Ciao amici! Addio! Ciao, amici, ragazzi. Addio! Vabbè! Bene raga, è finita questa avventura, ora sto tornando anch'io a casa, le nostre amiche sono state lasciate ai loro destini e niente. Ciao raga, ricordate che le mucche carnivore vi osservano sempre, anche mentre Giorgia si lava. No vabbè, anche mentre state in vacanza, e ciao. Faccio waffle per le amiche, faccio waffle per le amiche, è molto divertente farli, non mi costa niente. I waffle sono bruciati. È stato un incidente, io vi giuro che non c'entro niente. I waffle sono bruciati.